La lotta per evitare i play-out si sta facendo sempre più serrata in eccellenza e il Diegaro non sfuggiva a questa regola. Rossoblù di nuovo in campo per affrontare la durissima sfida alla Copparese, squadra che stava attraversando un ottimo momento della propria stagione grazie alla vena realizzativa del super capocannoniere del campionato, il polacco Fida. Andiamo subito con le immagini, vediamo la prima occasione fallita proprio da Fida sotto misura al 27esimo di un primo tempo che ci ha messo un po' a ingranare e che invece, come vediamo, trova spunti importantissimi. Calcio di punizione a due per il Diegaro in area di rigore, la battuta effettuata da Domini, palla che finisce alta sulla traversa, grandissima occasione sprecata al 36esimo da un Diegaro che sfiora anche qui il vantaggio sempre con Domini. Un minuto più tardi, palla a lato di pochissimo. Andiamo però al 43esimo, in attacco c'è la Copparese col pallone giostrato in profondità, la sponda per questa incursione cercata da Fida, la conclusione che finisce alta e in qualche maniera sancisce anche la fine, l'epilogo della prima frazione di gioco. Siamo sullo 0-0, ma tanto accadrà nel corso della ripresa. Partiamo al terzo con questo colpo di testa debole e facile preda per l'estremo difensore del Diegaro, questo oggi Filippo Fabbri. Andiamo avanti con le immagini, siamo al quarto minuto di gioco, la Copparese in attacco, il cross è quello di Fida, la deviazione vincente effettuata da parte di Vanzini, il vantaggio della Copparese in casa del Diegaro, di nuovo tutto in salita per il Diegaro che però beneficia della doppia ammonizione arrivata ai danni di Meli, espulsione per lui. Vantaggio dunque numerico per gli effettivi in campo, per un Diegaro che subito si ripropone in attacco con Rizzitelli. Pallone stoppato però in area di rigore da parte di Forlani, ma spinge adesso il Diegaro. Colpo di testa alto, quello da parte di Gobbi. Palla di poco alta sulla traversa e poi l'ingenuità in area di rigore di Ansaloni, il fallo commesso ai danni di Rizzitelli e l'esecuzione per il pareggio effettuata da parte di Casadei, 1-1, siamo dunque di nuovo in equilibrio, ci prova dalla distanza con la specialità della casa Domini, palla deviata sulla traversa, ma spinge ancora il Diegaro, palla in area di rigore, c'è la possibilità per questa conclusione ancora di Rizzitelli, deviata nuovamente in calcio d'angolo. Spostiamoci allora al 37esimo, lancio profondo improvviso che sorprende la retroguardia della Copparese, c'è il tocco flautato per scavalcare il portiere Forlani, quello di Rizzitelli, il vantaggio dunque del Diegaro che ribalta il match con questa rete splendida, il 2-1, ma la Copparese non ci sta di nuovo a spingere in attacco, qui esce bene il portiere Fabbri ad evitare pericoli peggiori, di nuovo però la Copparese lo scarico in area di rigore e sotto misura ancora non può fallire la propria deviazione vincente il capocannoniere Fida. Siamo dunque di nuovo in parità, siamo sul 2-2. Non molla però il Diegaro, calcio di punizione, l'esecuzione di Domini e l'incredibile papera del portiere Forlani che si addormenta sostanzialmente su un pallone che gli rimbalza davanti e finisce in rete. C'è anche tempo per un nuovo fuori programma da riparare. Una rete per la porta della Copparese, viene riparata, viene effettuato un ultimo tentativo da parte proprio della Copparese per cercare il pareggio che non va a buon fine, finisce dunque con il successo del Diegaro in rimonta 3-2 ai danni proprio dei rossoblù.